È inutile nascondersi, finisce non dico sul banco degli imputati, ma una difesa che non prendeva gol adesso le prende con una certa facilità. Non sono d'accordo, Che sono non sono d'accordo perché offerto intanto un buon assist. Io ho sempre parlato non di una difesa, ma di un atteggiamento difensivo della squadra che permetteva di prendere pochi gol o comunque di dare poche occasioni all'avversario. Parlando di questa partita e non di quella precedente, penso che oggi di occasioni al Pescara ne abbiamo lasciate veramente poche. E penso che il Pescara abbia degli attaccanti forse più importanti anche del Palermo, soprattutto per numeri, perché ha tantissime soluzioni. Quindi, secondo me, non solo la difesa, ma l'atteggiamento difensivo della squadra oggi è stato buono. Abbiamo preso un gol, un gran gol, un tiro al volo di sinistro. Sicuramente si poteva far meglio, però ecco, non penso che il nostro problema in questo momento qua, se i problemi abbiamo, sia quello che siamo una difesa o una squadra allo sbando. Quindi è vero, stiamo prendendo più gol del solito, eravamo abituati molto bene e giustamente bisogna analizzarli, capire perché, però ecco, non penso che in questo momento qua sia un problema principale quello di una difesa allo sbando. Sentite allora la pressione, c'è cioè il nervosismo. Noi abbiamo sempre pensato, partita dopo partita, ovvio che soprattutto all'esterno si è cominciato a parlare nelle ultime settimane di qualcosa di più importante, qualcosa di incredibile, di un sogno. E sognare non costa nulla ed è anche bello così, perché vuol dire che, dato che qua nessuno è matto, se si fanno dei sogni. Ci sono anche probabilmente dei motivi e delle cose che fanno pensare di poterlo raggiungere, quindi questo è bello, però la squadra è sempre rimasta concentrata sul pezzo, sa che ancora non ha i punti per una salvezza matematica e quindi penso che in questo momento qua il nostro obiettivo è quello di ritrovarci, trovare a far punti, che sono molto importanti per la classifica. E di ragionare passo dopo passo, quindi una pressione diversa da obiettivi cambiati, strada facendo, non ci deve essere. Marcello, contro il Trapani avevate dominato anche nel secondo tempo in 10 contro 11. Modena e oggi siete crollati nel secondo tempo. È un problema di natura fisica o psicologica? Oggi non ho visto un crollo incredibile. Anzi, forse nel momento nostro migliore abbiamo preso gol, siamo rimasti in 10, abbiamo corso, abbiamo avuto occasioni, loro hanno fatto il 2-0 al 90esimo su una ripartenza che era normale lasciarli perché comunque mancavano 5 minuti alla fine, quindi è normale che ci siamo un po' scoperti, però abbiamo corso fino all'ultimo, abbiamo avuto anche la forza morale sul 2-0 nei minuti di recupero quando ormai praticamente la partita era finita, di battere tre corner, di creare un'occasione da gol. Quindi questo vuol dire che la squadra è concentrata, è presente e conosce le proprie possibilità. Quindi assolutamente non vedo nell'aspetto fisico un problema. Siamo una squadra che corre tantissimo, ha un modo di giocare molto dispendioso, però abbiamo giocato contro un'ottima squadra e penso che ce la siamo giocati alla pari su tutti gli aspetti. Loro sono stati più bravi a trovare il gol, forse nella prima unica occasione, se occasione si può parlare perché è stato un cross, è stato un gran tiro al volo, quindi è stato molto bravo Caprari. Siete ripartiti dopo un momento simile già a dicembre, ma che differenza ci può stare ora, visto che mancano meno gare rispetto a dicembre, chiaramente? E soprattutto, magari forse non da voi, però anche dalla società, adesso invece siete più esposti a delle responsabilità dopo che si è parlato di altro, oltre ai 50 punti. Sì, abbiamo avuto per una volta un periodo di tre sconfitte consecutive e poi dopo abbiamo inanellato non so quanti, ma 9 9 mi sembra, risultati utili consecutivi.
e questo vuol dire che è una squadra che ha del carattere. In questo momento qua mancano 11 partite, quindi non pochissime. Sabato, tra pochissimi giorni, abbiamo un'altra partita importante, quindi ci sono molte possibilità per rifarsi. E ripeto il discorso di prima, noi dobbiamo ragionare partita dopo partita, perché i punti si guadagnano sul campo. Poi dopo, se i punti che faremo basteranno per avverare qualcosa di più importante rispetto a quello che era l'obiettivo iniziale, è ovvio che siamo tutti contenti, perché in primis noi, che siamo un po' i protagonisti, sarebbe un grandissimo successo. Però è ovvio che dobbiamo, tutto questo passa dal campo. La squadra è abbastanza serena, è convinta di poter ribaltare un po' questo momento negativo. Ho visto che comunque il pubblico ci ha seguito, ci ha applaudito, ci ha incitato, e questo è molto importante per noi, e quindi penso che se tutti insieme, visto che tutti vogliamo bene a questo Latina, uniremo le forze e abbiamo tutte le carte regole per toglierci ancora tante soddisfazioni. Grazie. Okay. Marcello, un giovane di esperienza come te, che consiglio ti senti di dare a Paolucci? Guarda, la gente dà consigli. Paolucci, a parte che voglio dire, non è un ragazzino, poi sta facendo un lavoro importante, diciamo che ultimamente non riesce magari a sfruttare quelle pochissime occasioni che anche noi per colpa nostra non riusciamo a proporre. Lui è un giocatore magari che preferisce palle più in profondità, più sui tagli, però sta facendo un grandissimo lavoro di squadra, sta aiutando moltissimo, tipo oggi una prima punta come Jonathan, quindi sta facendo il suo dovere. È ovvio che probabilmente anche lui non è contentissimo, perché un attaccante vuole far gol, però sa che è utile alla causa, quindi non penso che abbia bisogno di consigli. Come tutte le punte, ha bisogno di gol, perché loro vivono di gol, e penso che se continua a lavorare così prima o poi arriveranno anche gol, e sono sicuro che saranno quelli più importanti.